Monsignor Domenico Pompili, direttore dell'ufficio comunicazione della CEI. Gli italiani hanno portato qui come regalo sia il crocifisso di San Damiano che la Madonna di Loreto. Perché, la scelta è ricaduta su questi due oggetti? Perché rappresentano due dorsali della religiosità del nostro bel paese, il crocifisso di San Damiano, la matrice francescana che ha segnato di sé non solo le grandi città ma anche i nostri piccoli paesi, dove la presenza dei francescani ha significato una prossimità non solo materiale ma anche spirituale di cui tutti sono stati beneficiari. E la Madonna di Loreto indica invece questa profonda religiosità mariana che ha sempre rappresentato anche nel nostro contesto italiano una sorta di controambiente rispetto ad una religiosità troppo cerebrale. E al contrario, la religiosità mariana ha sempre significato una forma diretta ed immediata di esprimere il proprio vissuto religioso. Ci è sembrato che questi due segni, non solo in questa circostanza della GMG di Rio, ma anche precedentemente, fossero i più emblematici per dire come il cristianesimo si è declinato, in salsa italiana. Sono anche due segni in sintonia con Papa Francesco. Sì, quest'anno poi c'è questa felice coincidenza con la figura, di Papa Francesco che evidentemente richiama proprio queste due matrici che sono peraltro presenti nel suo stesso DNA, essendo figlio di italiani, e che, in qualche modo, riconducono la Chiesa ad un linguaggio per un verso semplice, sine glossa come quello di Francesco e come è nell'esperienza comunicativa di Francesco che sa acchiappare perché riesce ad usare immagini molto evocative che non aggrediscono e quasi in certo modo coinvolgono in modo disarmato l'interlocutore e si sente poi coinvolto da quello che dice. E poi anche questa sua profonda risonanza mariana che abbiamo avuto modo di vedere anche dalla prima volta in cui si è affacciata in Piazza San Pietro, dove tra le preghiere che ha chiamato in causa c'era appunto anche l'Ave Maria. Grazie.